Una bacheca. Che succede? Shh, la ragazza sexy nell'ufficio di Sheldon. Nell'ufficio di Sheldon? Si è persa? No, non credo. L'ho seguita fino a qui dal parcheggio. Forse è il suo avvocato. Allora è libera di esaminare le mie mutande. Lo so, sono disgustoso. Dovrei essere punito. Da lei. Oh, ecco, l'ho fatto un'altra volta. Dovrebbe andare bene. Grazie per essere venuta. Salve. Oh. Ehi, hey, amicone. Amicone. Scusa, sono in ritardo, ma sto lavorando a un progetto che potrebbe portarmi sul prossimo Space Shuttle. Come puoi essere in ritardo se non ti aspettavo per niente? Nessuno mi aspetta mai. A volte semplicemente guardi e... BAM! Howard Wolowitz. Sheldon, ci vuoi presentare? Oh, ma certo. Lei è Missy. Missy, lui è Leonard. Lui è Rajesh. E hai già conosciuto Howard. Piacere di conoscervi. Piacere nostro. Che buon odore. Ottimo. Allora, dove vi siete conosciuti? Oh, lui ha passato 9 mesi con le mie gambe avvolte intorno alla testa. Prego. È mia sorella gemella, pensa di essere spiritosa, ma francamente la cosa non mi trova molto d'accordo. Questo perché è un senso dell'umorismo fuori scala, Shelley. E come vorresti misurare un senso dell'umorismo? Con un umorismometro? Beh, io ti trovo deliziosamente spiritosa, o come dicono i francesi, très drôle. Ok, vediamo se mi ricordo. Leonard, Howard e... scusa, qual era il tuo nome? Rajesh. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Allora, Missy, cosa ti porta qui dal Texas? Sarà forse il destino? Sì, credo sia il destino. Degli amici si sposano a Disneyland domani. Destino, il tuo nome è Anaheim. E avevo delle carte da far firmare a Shelley per l'eredità di papà. I documenti li potevi spedire, la mamma ti ha mandato qui per spiarmi, non è vero? È per queste cose che dicono che sei un genio? Dicono che sono un genio perché io sono un genio. Dì a mamma che attualmente peso 75 kg e che il mio intestino funziona con molta regolarità. Divertiti al matrimonio, ciao. Wow. Senti, se il matrimonio è domani, perché non ti fermi da noi stanotte? Oh, non è il caso. Sheldon non ama la compagnia. Pensate che da piccolo a fine giornata mandava a casa i suoi amici immaginari. Non erano degli amici, erano dei colleghi immaginari. Dai, resta qui, abbiamo un sacco di posto. Non è vero. Ma come no? Shelley è una di famiglia. E allora io non mando certo inviti a tua madre. Mi piacerebbe non dover andare a Anaheim all'ora di punta. E non chiamarmi mai più Shelley. Allora è fatta, rimani con noi. Ti accompagno alla macchina, parcheggio 3, livello C, vero? Ma che cosa sta succedendo? Insomma, avevamo 8 anni e Sheldon ha trasformato il mio dolce forno in una specie di fornace ad alta potenza. Oh, classico! Avevo bisogno di un posto in cui cuocere dei sottostrati ceramici per semiconduttori. Voleva costruire un robot armato per tenermi fuori da camera sua. Questo per via della tua ostinazione a voler entrare in camera mia. Comunque, vado a cuocere i miei biscottini alla vaniglia, vedo un lampo enorme e mi accorgo che le mie sopracciglia sono andate. Oh, le tue sopracciglia? Già, mi sono fatta tutte le medie con quelle storte che mi aveva disegnato mia madre. Ma davvero era per quello? Io pensavo che il programma scolastico delle medie ti rendesse perplessa.